Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. È da anni diventato una tappa fissa del Natale della provincia di Pesaro Urbino, non soltanto per i cittadini del territorio. Sabato scorso sono ripartite le magiche atmosfere del Natale di Monbaroccio, un Natale nel borgo storico organizzato dalla Proloco per il 24esimo anno. Appuntamento che è parte integrante del Natale che non ti aspetti e che continuerà a riproporre la sua magia anche nelle giornate del 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre. Abbiamo diverse ambientazioni, dalla Casa dei Pinguini al Palazzo Ducale, il villaggio in miniatura della Lemax, la Casa delle Lanterne, il paesaggio invernale, il villaggio montano, e quindi Monbaroccio si veste a festa proprio per ospitare e per accogliere i visitatori al meglio. Vedere il borgo così pieno, così tante persone, crea un'economia nel territorio straordinaria. Sono veramente orgoglioso perché abbiamo iniziato un percorso tanti anni fa. La Proloco di adesso, voglio fare i complimenti al presidente della Proloco di Monbaroccio, Marco, perché sta veramente facendo un gran lavoro. Ha iniziato da poco, ma sta veramente facendo tanto. La prima novità, credo che sia anche la più valorizzante per questo borgo, è la riapertura di Palazzo del Monte. Con l'impegno dell'amministrazione nel dar corso all'intervento di ristrutturazione abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di utilizzare un primo locale, però è un passo fondamentale. È un primo locale di questo bellissimo pregiato di valore storico-artistico Palazzo del Monte, dove abbiamo allestito un villaggio in miniatura con dei pezzi da collezione della Lemax, con delle ambientazioni molto particolari grazie a Beatrice, la nostra direttrice artistica di questo evento. Abbiamo voluto far combaciare l'evento di inaugurazione dei mercatini con quello che è la giornata di ricordo della violenza di genere in un aspetto di festa che è quello che riguarda il nostro borgo, grazie al lavoro dei volontari che hanno contribuito tantissimo ogni giorno sacrificandosi dalla mattina alla sera per far sì che quello che oggi avete visto fosse e potesse essere realizzato. C'è una collaborazione delle associazioni, delle istituzioni, di tutti quelli che sono i collaboratori che possono partire dalla Protezione Civile nonché le forze dell'ordine, tutti quanti insieme per far sì che questo borgo prenda e viva di luce propria, perché è meraviglioso e può dare tanto. Musei aperti, circostanze di visibilità a 360 gradi con camminate panoramiche, aspetti sociali, culturali, economici, valorizzazione dei prodotti tipici, insomma c'è tutto e c'è anche Babbo Natale naturalmente. Sindaco che ha poi ricordato altri contributi fondamentali per la crescita della comunità monbaroccese. Ci tenevo comunque a ringraziare tutte le attività produttive del posto che hanno collaborato alla riuscita dei nostri mercatini, un'economia che non svolge solo quella che è un'operazione di fatturato e reddito, ma che diventa un'economia sociale. Tra questi sponsor, tutti nel territorio, ma ci tenevo a ringraziare in particolar modo la Banca di Credito Cooperativo di Pesaro, che ha contribuito in maniera importante non solo alla realizzazione dei mercatini, ma anche all'allestimento di una nuova realtà come quel banco, ma che tanto mancava alla comunità monbaroccese dopo la chiusura della filiale di Intesa San Paolo. Quindi grazie a tutte le attività produttive, grazie a tutti i nostri volontari, grazie a chi collabora con un'economia in particolar modo che fa bilancio sociale per la mia comunità monbaroccese.